Allora, questa sera faremo uno switcher. Cosa vuol dire switcher? Faremo dei cambi di velocità. In questo periodo sto giocando tanto sui cambi di velocità, un po' per rendere la lezione un po' meno monotona e un po' anche visto il periodo, visto che siamo alla fine di tutti gli allenamenti, anche per la strada, quindi per variare un po' l'allenamento. Cosa faremo? Tutto un zona 4. Vedete voi se farla verso l'80%, quindi zona completamente aerobica, quindi qua zona 4 bassa, oppure all'85%, quindi una zona alta, una zona 4 alta, dove siete in soglia di produzione dell'acido lattico. Vedete voi come farla. Se la fate bassa è un lavoro totalmente aerobico, se invece la fate in alto è un lavoro anche anaerobico. Cosa faremo? Alterneremo le 65 pedalate alle 110 pedalate al minuto, quindi salita e pianura, e avremo 12 minuti di salita, 12 minuti di pianura, 12 minuti di salita e 12 minuti di pianura finali, e ogni 2 minuti e 50 secondi faremo uno sprint di 10 secondi, quindi un piccolissimo sprint, e poi ritorneremo subito in zona 4. Ma questo sprint farà proprio un pochettino zona 5, ma magari neanche, poi si ritorna subito in zona 4. In vista anche della maratona di sabato, dove dovremo fare 2 ore e mezza, quindi non possiamo arrivare brasati con le gambe stanchissime, dobbiamo arrivare belle pimpanti per riuscire a fare tutte le 2 ore e mezza. Allora, partiamo. Accendo la musica da qua e partiamo. Vediamo un po', sto attenta a non tirare fili. E partiamo. E devo alzare un po', alzo un po' la webcam che mi taglia la testa. Provo. Tenete presente che oggi purtroppo, non avendo la prolunga, ho dovuto avvicinare lo smartphone, perché se no non arriva il cavo. Cercherò di stare bassa bassa, di modo che non mi si tagli nulla. Ok. Allora, la musica si alzerà dopo, perché per i primi 5 minuti nella registrazione della musica l'ho tenuta un po' bassa, perché i primi 5 minuti solitamente servono per entrare nella lezione, anche se non c'è la musica fortissima va benone. Bene, ci scaldiamo, 5 minuti. Prima che mi dimentichi, visto che i primi 5 minuti servono anche per i saluti, dobbiamo fare gli auguri a Massimo, un signore che mi segue da Roma, che oggi è il suo compleanno. Abbiamo Pinocchio in pole position. Le pedalate sono 100 al minuto, abbiamo 10 minuti per arrivare in zona 3. Siamo già in tantissimi, siamo 577. Ci scaldiamo! Ciao a tutti! Poi capita che ci siano ragazzi a
amici che uno pedali da una parte d'Italia e uno pedali dall'altra, però ci si ritrova tutti qui nella live. Hit you with the Texan XO, my ace boom boom no flex no. I won't gas you up like Petro, just trying to take you away. Gabriella, senti meglio perché ho il microfono oggi. Adesso dovrete, con i microfoni, dovremmo riuscire a farla anche fuori. Perché se è una bella giornata, sabato, io pedalo fuori, se no in casa muoio. Devo salutare Ines che mi ha scritto mi saluti, ciao Ines! È arrivato Sandro in ritardo, Legnano, c'è sempre! Sì, sabato iniziamo alle 4, alle 4 e finiamo alle 6 e mezza. E saranno 2 ore e mezza praticamente senza stop. Spero che il cellulare non si fonda e che la connessione sia con me. E useremo il defaticamento e il riscaldamento per bere, per mangiare qualcosa. Anzi, non il riscaldamento, solo il defaticamento, per bere e per mangiare qualcosa e poi partiamo. Devo salutare anche la nipotina di Claudio, Zoe. Ci siamo! Le pedalate diminuiscono, diventano 90 al minuto. Accendiamo, giriamo un po' la resistenza. Diminuiamo la velocità. Il filo, Alfonso dice il filo, sono piena di fili. Ho fili ovunque. Ok, aggiungiamo ancora un goccio. Devo salutare Partinico per Roberto. Abbiamo anche Bologna. E anche chi devo salutare, Gianluca, Elisa, Alessandra da Milano. Poi dopo si parte, basta salutare e via. Scaldiamo bene le gambe. È arrivato anche Filippo. Italia, Genova, Rovigo, la Sardegna, Taranto. Ho capito che il mio Pinocchio è invidiato da tutti, La Toscana, Ravenna, Pesaro. Mantengo il ritmo. Como, Bolzano, Brianza, Siracusa, l'Isola d'Elba, Valtellina, Lucca, Trento, il Veneto, Settimo Torinese, tantissimissimi. Siamo in 600, ragazzi. Ci riscaldiamo bene in sella, tanto con le 60 pedalate al minuto, 65, abbiamo modo di uscire fuori sella,
mantengo il ritmo, facile facile. Va benissimo, abbiamo ancora 2 minuti, manteniamo le 90 pedalate al minuto, anche da noi c'è il vento fortissimo, infatti mi sono chiusa in casa, se no avrebbe portato via tutto. Mantengo. Rilassate le spalle. C'è anche la Natasha. Ciao Natasha. Poco meno di un minuto. È arrivato Yuri anche, che oggi ci dice che si impegna oggi si impegna, ma sulla bici da spinning o sulla cyclette di tuo papà? Caspita, Patrick ci dice che a Parma c'è anche una tromba d'aria. Ok, cambiato ritmo, iniziamo a lavorare, aggiungo resistenza. Prendiamo le 65 pedalate al minuto. Ok, con queste pedalate che ci accompagneranno per 12 minuti raggiungiamo la zona 4. Vedete voi se mantenere la zona aerobica e quindi 80% o andare in soglia 85%. Ok, e salgo qui, vedo se mi taglia la testa. No, sta a filo. La musica la sentite? Filo non mi dà noia, sono abituata qui. Troppo bassa la musica? Alzo un goccio. Intanto manteniamo il ritmo. Alzo. Ok, voi rimanete lì, perché io devo passare i fili. Così. Ok, adesso alzato, siete qui, è vero. Andrea, musica anni 90, coperta da copyright. Non posso, altrimenti bloccano i video o tolgono l'audio. No, che non è bassa. Beh, facciamo il primo sprint e poi ne discutiamo sulla musica. Ancora 20 secondi.
Ricordatevi, lo sprint è solo di 10 secondi. Breve, 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 ma intenso. Ok, manteniamo il ritmo, la seconda la facciamo da qui, quindi 2 minuti e 50 in sella, 2 minuti e 50, 65 pedalate al minuto, vedete voi se fare zona 4 bassa o zona 4 alta, dipende che lavoro volete fare. Io consiglio il basso perché ci dobbiamo preparare alla maratona di sabato. Sì, il filo è un bel balletto. Allora, sta musica, devo alzare ancora un goccio, però vi voglio uniti, perché non mi potete scrivere sì e no. Allora, visto che è la prima volta, mi viene un dubbio. Può essere, visto che il microfono è doppio, può essere che uno trasmetta in un auricolare e l'altro in un altro. Facciamo che lo facciamo nel prossimo sprint. Marco da Torino dice prevale il no. Io dico che va bene, Nicola. Certo che la puoi dividere la maratona. Abbiamo 50 secondi. Allora, mi suggeriscono che forse è chiusa le cuffie, che sente l'audio doppiato. Ritmo. Ricordatevi, sono 12 minuti, Salgo.
sono sempre 65 al minuto. I prossimi 12 minuti saranno 110. Troppo, perché poi avremo la maratona, che chiaramente non saranno 2 ore e mezza di sprint, non saranno neanche hit, è una cosa molto regolare, però sono sempre 2 ore e mezza. Quindi questa settimana andate piano con gli allenamenti. Quante sono le serie, mi chiede? Chi lo dice? Davide! Me lo chiede Davide quante sono le serie. Sono 4 per ogni 12 minuti, quindi sono 16. Abbiamo un Alessandro da incoraggiare! Forza Alessandro! Durante una maratona bere tanto, anche succhi di frutta, biscotti, frutta. La seconda fila mangerà il grana. Oh caspita, allungo! Allungo, allungo, sprint, stop! Mantengo! Va bene, ricca di zuccheri, ricca di calorie e ricca di grassi. Mauro mi richiama all'ordine, dice concentrata Marta, vero? No ragazzi, è un effetto ottico, il filo è ben teso. Non preoccupatevi. Grazie Claudio. Ok. Corgo. Ritmo. Andiamo con le 110 pedalate al minuto. Allora, cosa facciamo come sprint con le 110 pedalate al minuto? Visto che chiaramente dobbiamo star qui, ci alzeremo per quei 10 secondi, ok? E faremo una, mantenendo il ritmo con una gamba, l'altra mantenendo il ritmo con l'altra gamba, ok? Dobbiamo salutare anche Linda da Roma, perché così quando farà la lezione in differita si gasa. Quindi ciao Linda, però attenzione se no Mauro mi grida. Pronti? Piedi.
giù. Mantengo. Avevo tenuto con la destra. Io cambio. Ora tengo con la sinistra. Mantengo il ritmo. Mi chiedono pane e Nutella, va bene, va benissimo. Poi dopo verrà un po' sete, però va bene anche pane e Nutella. Ricordatevi, siamo 110 pedalate al minuto, zona 4. Se state andando in zona 5, togliete resistenza. È un lavoro dovrebbe essere completamente aerobico, o quasi tutto aerobico. Quindi, se vedete che la frequenza cardiaca sale, togliete. Abbiamo poco più di un minuto e poi ci si alza e sprint. Mantengo il ritmo. A questo filo che balla mi piace. Mantengo. C'è anche Giulia, la figlia di Sabrina, che non ne perde una di nostra lezione. Dobbiamo eleggere a mascotte i nostri bimbi. 20 secondi. Ci siamo. 10. Mantengo, ora io cambio ancora gamba, la riprendo con la destra il ritmo, la mia. Mister Capitano chiede la divisa, dove si acquista? Sto studiando le magliette, perché la divisa l'abbiamo fatta fare 2 anni fa, ma è apposta, quindi devo avere un numero importante di ordinazioni. Se no costerebbe un capitale. Dobbiamo anche salutare Roberto per Ines. Poi dopo basta, se no Mauro mi bacchetta. Mantengo. Resisto! Oh caspita! Mi spiace Chicco! Ha rotto la bici! Francesca! Dipende da quanti anni hai! Adesso siamo in zona 4! 114 mi sembra un po' bassa. Daz, bici da spinning. Mantengo. Come on, come on, be still.
avete visto, non ci sono recuperi, quindi bevete e asciugatevi quando volete. Non aspettate che sia io a dirlo. Filippo, cosa devi constatare? Dai Michele che ci raggiungi! Un minutino ancora! Mantengo! Mantengo! Allora Marco non ci segue più dalla quarta fila, dalla terza fila, ci segue direttamente dal divano. Ancora 20 secondi! Siamo pronti, so ci aspettiamo Marco e giù, cambio gamba. Ragazzi, conti a memoria, non ce la faccio farli. Allora, se andate sul mio canale YouTube, nella sezione playlist, troverete una playlist che si chiama Ciclismo e dintorni. Uno dei primi video pubblicati è proprio come calcolare le percentuali delle frequenze cardiache allenanti. Fatevi il tabellino e mettetevelo lì davanti. Ok, è arrivato Piero! Vai sul mio canale, troverai in alto video, community, playlist. Schiacci su lì e ti si aprono tutte le playlist. Ci siamo quasi! Col filo, mannaggia, asciugato e l'acqua è lontana, mi sa che oggi non verrò. Chiudo e chiudo ancora, perché dalle 100 pedalate passiamo alle 65,
la frequenza cardiaca scenderà di botto, ma noi, aggiungendo resistenza, la manteniamo alta. Manuelina dice: Batman, ci sei? Anch'io non l'ho visto. Ci siamo. E via. Sprint, 10 secondi. E sto in piedi. Allora, Valentina, è tutto nelle playlist, dovete imparare sul mio canale ad andare nelle playlist, vi si apre un mondo, è tutto ordinato in playlist, a seconda di genere e stagione. Chiudo le pedalate, adesso sono 65. I pedali! You were what I need, don't you understand? We were made to fall. Abbiamo un minutino! E poi si accelera! Assolutamente no. What kind of a feeling am I starting to feel when I want you so? Why are you so cold? La formula di carbone è la più affidabile, Massimo, dipende. Dipende. Non è detto. La formula di carbone
alza i battiti nella fase aerobica, quindi si fa molta più fatica nella fase aerobica, per poi diventare uguale al 220 meno l'età, oltre il 90%. Dipende. Sì, sì, mi fanno le domande in diretta, bruciapelo. Su. Gem 981 dice, tira e spingi. Abbiamo ancora un minuto. Marco da Torino dice, molto meglio la pasta alla carbonara. Al carbone. Allora, Mister Capitano dice che il suo capo l'ha sgamato mentre mi guarda. Magari si può allenare anche lui, diglielo. 20 secondi e poi si va. Ah, manca ancora tanto. Mancano ancora circa 15 minuti. Via. E rimaniamo qua. Ho fatto una scattina in piedi, che così almeno ci siamo già preparati all'uscita in tre. Ogni tanto qualche sorpresa. Simona, ci siamo quasi, piuttosto truffa, non ti vedo. C'è un sacco di vento anche da noi. Gian Vittorio, non le contiamo. Andiamo avanti, finché c'è musica ci sono sprint. Zendai! Ricordatevi, 65 pedalate al minuto. Zona 4. Lorena ha usato invece la formula di Tanca, c'è anche lei, c'è anche la formula di Tanca. Rimaniamo qui, sempre stesso passo. Abbiamo ancora 50 secondi. Forza! Dieci secondi e poi si parte! E via! Stop! Mi siedo qui! Stanche.
Mantengo il ritmo. Mantengo. Filippo dice tiro e lascio, tiro e mollo, tiro e spingo. Dobbiamo salutare per Gianluca, anche il mitico Manni ci dice. Forza! Dai Nicoletta! Francesca, fin quando rimani in zona 4, lascia che la frequenza cardiaca vada dove vuole, in quel range. Ok, se vedi che si alza troppo, togli resistenza. Lorenzo, siamo 65 pedalate al minuto, zona 4, in attesa del prossimo sprint, che sarà tra pochi secondi. In verità tra 50 secondi. Arriviamo alla parte finale delle 110 pedalate al minuto. Via! Ok, stop! Tolgo! Ritmo! 110 pedalate al minuto! Ci asciughiamo il sudore? Aspettate, che con sti fili è un disastro! Come faccio? Se tiro un filo cade giù tutto, qui. Dai che Enzo, mancano 12 minuti ancora, Ritmo! Paola, respira quando vuoi. Dobbiamo salutare Chiara da parte di suo papà. Mantengo! Salutata Manuelina! Pedalate! È arrivata anche Deborah! Allora, i ragazzi che saluto quando li vedo è perché li conosco da parecchio tempo, perché fanno parte del gruppo Noi Super Spinner con Marta, del gruppo Facebook, oppure li ho conosciuti durante le convention, e quindi quando vedo i loro nomi mi ricordo di loro. Abbiamo ancora più
di un minuto e poi sprint in piedi. Ricordatevi, siamo in zona 4, le pedalate sono tante, ma noi siamo lì, zona 4. No Roberto, un uomo non me lo può dire che fa il ciclista magari, che è stufo di stare in sella, La Tizi sì, gli uomini no. La Tizi mi può dire in piedi, in piedi, in piedi, ma gli uomini no, Mantengo! Quasi! Oh no. I'm wasted like a Sunday on a Tuesday. I think I need to make day. But what would I say? Siamo messed up so bad in the first place. I blame it on the stars. I blame it on the stars. Cambio gamba. Filippo dice che le donne sono stanche. Ho qualche dubbio che siano stanche, però possono truffare. Io non le vedo. Tengo il ritmo. L'altezza della mia spin bike ai buchi, quindi se l'alzassi di un buco sarebbe troppo alta, e in più le riprese dal cellulare sono sempre un po' spalzate, è difficile giudicare dal cellulare. Non è finita, David. Non è finita! Ricordatevi, 110 pedalate al minuto, zona 4. Mi dicono che Pinocchio sia molto attento, vero? Davide dice, mi raccomando, i pollici all'insù a fine del video, perché se no la prossima volta sarò meno brava. Secondi, ciao Cisco, tanto abbiamo quasi finito, manca poco, si va su. Che questa non è il defaticamento, questo è il finale, perché è meravigliosa. 3 minuti Gian Vittorio, mantengo il ritmo,
cerchiamo di lavorare con tutte e due le gambe. Ritmo. Dobbiamo salutare altre due nipotine, Elizabeth e Hilary, che anche loro, poverine, mi guardano. Ok, e per la salute di Gianluca, altrimenti lo ammazzano, dobbiamo salutare quelli del solco. Però, in cambio di tutti questi saluti, io direi una piccola chiusura in più, tanto siamo alla fine. Dai, dai, Romina! Claudio alle 4 sabato. Secondi. Marco, dopo l'applauso. Adesso siamo impegnati a dare il meglio di noi stessi. Dieci secondi! Certo, giovedì alle 5, alle 6, via! Giovedì alle 6! Stop! Mantengo! Rallentiamo. Come va? Come va, ragazzi? Tento di asciugare il sudore. Finita! Ciao Gianfranco, che per lui è la prima lezione online. Anche Roberto. Bravi ragazzi! Lasciamo girare le gambe. Certo! Lasciamo andare! Massimo fa lo spiritoso! Ma è chiuso, Massimo? Ci chiede se è finito il riscaldamento. Secondo me ci ha seguito sul divano.
Siete velocissimi a scrivere, non vi seguo. Sì, oggi è una passeggiata, ragazzi, Tanto per pedalare in compagnia e sudare un pochettino. Ci dobbiamo preparare. Ci dobbiamo preparare per sabato. Anche Luca ha truffato. Ha truffato Luca, ha truffato. Lasciamo andare le gambette. Luca chiede quando inizia, ma è finita, Luca! Ok, rallento! Metto sempre meno resistenza, sempre meno forza sui pedali. Sempre alle 18, sì Enzo, giovedì sempre 18. Rallentiamo, rallentiamo. Fino a fermarci. Ora io stacco i pedali perché sennò non ce la faccio. Ci fermiamo, piedi paralleli al terreno. Respirone su e giù. Ancora su, tiro, tiro, e scendo. Dobbiamo salutare anche Franca a Londra, apro le spalle, anche per Alessandro era la prima volta, e giù, poi in piedi sui pedali, piedi paralleli. Piedi paralleli al terreno, gamba davanti tesa, dietro, gamba davanti piegata, dietro tesa, tallone della gamba dietro verso terra. Mezzo giro e cambio, quindi gamba davanti piegata, dietro tesa, tallone della gamba dietro verso terra. Mezzo giro, scendo, stacco i pedali, scendo dalla spin bike, dall'altra parte, per questioni di fili, porto il tallone al gluteo, scendo e cambio. Porto il ginocchio al petto, che ce lo siamo dimenticati. È strano che il maestro Mauri non me l'abbia scritto. Scendo e cambio. Scendo, respirone su e fuori tutto giù. Bravissimi. Ci vediamo giovedì alle 6. E sabato per la maratona alle 4. Ciao ciao! Se hai ancora 5 minuti, rendi l'allenamento di indoor cycling ancora più efficace con questi esercizi.